Il servizio di guardia medica garantisce l'assistenza medica di base a domicilio per situazioni che rivestono carattere di urgenza e che si verificano durante le ore notturne nei giorni festivi e prefestivi. In particolare in ASL 4 sono 7 i poli previsti. Attualmente abbiamo operativi 5 poli. Borzonasca è costitutivamente chiuso in questo mese, ha avuto qualche apertura saltuaria negli scorsi mesi, quindi è un polo su cui non facciamo più molto affidamento perché non riesce ad essere coperto. Sestri Levante è un polo un po' anomalo rispetto agli altri perché normalmente hanno apertura solamente nei festivi e nei weekend e ultimamente si ha difficoltà a tenere coperto anche questo polo. Voi chiedete un incontro con l'azienda perché sia con la copertura dei turni che con la mole di lavoro, nonché con le distanze che siete in qualche modo chiamati a coprire, siete decisamente in difficoltà. È un lavoro pesante per definizione, perché comunque è un lavoro che è nei festivi e nei notturni, quindi di per sé è un lavoro più pesante. Il fatto di dover mantenere la stessa apertura, la stessa copertura in meno, quindi noi non abbiamo diminuito il servizio, perché le persone a Borzonasca hanno diritto alla visita, però siamo sempre meno a servirla, a fornirla, e rende questo lavoro molto più pesante. Un'altra cosa che aggiungo è che, essendo meno medici, ci viene chiesto di fare più turni, quindi un lavoro che si aggira sulle 24 ore settimanali molte volte porta a fare 36 e oltre, quindi piano piano ci rendiamo conto che il lavoro diventa più pesante e vediamo che se andrà avanti così mano a mano i colleghi rinunceranno all'incarico e la situazione diventerà sempre più critica. A farne le spese saranno ovviamente gli utenti. Siete sostenuti dai medici di medicina generale perché voi siete la loro continuità, giusto? Laddove cessa l'orario del medico di famiglia dovrebbe subentrare quella che continuiamo a chiamare guardia medica. Certo, noi siamo, diciamo, la prosecuzione del servizio della medicina del territorio a bassa intensità, quindi tutti gli interventi che non hanno necessità di un intervento dell'emergenza territoriale, conosciuto come 118, richiedono l'intervento della guardia medica, che fornisce una continuità di presa in carico alla popolazione, sia per gli interventi a bassa intensità, ma soprattutto, ed è, diciamo, l'aspetto a cui io tengo di più, le persone che necessitano di un'assistenza a domicilio in quanto allettate. Sono le persone più fragili, per cui il medico di guardia medica è fondamentale, in quanto l'intervento dell'emergenza territoriale molte volte non è appropriato. Cosa vi ha risposto l'azienda rispetto all'incontro che avete chiesto? L'azienda ha detto di essere dalla nostra parte, dalla parte ovviamente dell'utenza, ma purtroppo sono in attesa della contrattazione, quindi della discussione del nostro contratto che è appena stato, diciamo, rinnovato da un nuovo accordo collettivo nazionale che avverrà a fine ottobre. Quindi loro hanno detto che fino a ottobre restano, tra virgolette, in stand-by e per vedere come potrà muoversi, evolvere o se potrà essere rilanciato il servizio di continuità assistenziale. E se così non fosse? Se così non fosse, è difficile fare previsioni, però diciamo che l'andazzo è questo. Ovviamente i poli costieri hanno una priorità di copertura sui montani, in quanto fanno molti più interventi, parliamo anche di 20-25 interventi a turno. E i poli montani fanno meno interventi, ma molte volte sono al limite tra l'emergenza territoriale e la bassa intensità, e piano piano il servizio verrà tutto rivolto sui costieri e i montani verranno diciamo coperti meno. Attualmente, se abbiamo delle mancanze di personale sui costieri, il medico di Cicagna scende, va a coprire i costieri e la copertura di Cicagna viene sì garantita, ma viene garantita da un medico che parte da Chiavari e da un medico che parte da Reggio Aglio. Leggevo un articolo che non riguarda AS4, ma parlava di voi e della vostra condizione e si diceva stipendi da fame, cosa vuol dire? Allora, il nostro stipendio è 23 euro l'ora lordi più 5 euro che sono legati ad un progetto che viene proposto e discusso con la ASL e se viene eseguito e diciamo portato a termine ci permette questi 5 euro bonus, quindi possiamo dire 28 euro lordi l'ora, questo è il nostro stipendio. E nel periodo storico che stiamo vivendo e post-Covid questo stipendio non è stato competitivo con tutti gli stipendi che abbiamo visto per l'emergenza. Ecco, qualora voi andate a coprire un polo che è scoperto e quindi aumentate il vostro territorio di competenza come medici nell'arco della notte, questo lavoro viene pagato?
Allora, solamente se il medico interviene fisicamente nel territorio non di sua stretta competenza, solamente per quel turno ci viene dato un 30% in più. Quindi se io copro 10 turni, un polo e mezzo, due poli, solamente quando intervengo effettivamente, quindi fisicamente vado a fare la visita, mi viene corrisposto per un turno il 30% in più del mio stipendio. Avete minacciato le dimissioni? Ne abbiamo parlato con i colleghi e abbiamo portato questa possibilità perché è quello che probabilmente succederà, perché se il lavoro diventa sempre più duro è difficile da sostenere e purtroppo c'è poco da fare dal punto di vista aziendale locale, almeno così ci è stato detto la nostra dirigenza, e aspettiamo a fine ottobre una risposta organizzata dalla regione, diciamo una risposta più strutturata dalla regione, che è quella che ha il polso della situazione, quella che può veramente intervenire. Regione Liguria, interpellata sull'argomento, ha dichiarato: a settembre vorremmo incentivare nei limiti previsti dal contratto e attraverso un accordo con le organizzazioni sindacali l'impiego delle guardie mediche su più turni, ad esempio con una maggiorazione nel caso in cui venga accettato lo svolgimento di turni su più zone. Il problema è nazionale e alla base c'è una carenza di medici che porta ad una mancanza di copertura dei posti vacanti.